Ora torniamo in Italia, sempre parlando di cambiamenti climatici e di clima, e andiamo nell'estremo sud, sull'isola di Lampedusa, dove c'è un laboratorio che appunto di clima si occupa, al servizio del nostro Matteo Parlato. Questo, alle mie spalle, è un osservatorio climatico dell'Enea. Siamo venuti qui a Lampedusa per vedere perché hanno scelto quest'isola per mettere questo impianto così particolare. Noi qui facciamo misure di qual è la composizione dell'atmosfera e come varia nel tempo sia per processi naturali che per effetto delle attività dell'uomo e quanto queste variazioni nel tempo producono, influenzano il bilancio dell'energia alla superficie e all'interno dell'atmosfera stessa e quindi influenzano il clima. Quanti laboratori simili a questo ci sono? Ma così attrezzati nel Mediterraneo su questi aspetti di bilancio energetico, bilancio della radiazione non ce ne sono altri, ce ne sono altre stazioni nel mondo che sono attrezzate in maniera analoga, ma sono poche. Da quanto tempo siete qui e quanto tempo dovete rimanere per, diciamo, per ottenere i risultati che intendete raggiungere? Noi abbiamo iniziato le prime misure qui a Lampedusa nel 1992, quindi sono più di 20 anni. E l'osservatorio, qui la stazione, è attiva dal 1997, le prime misure sono state attivate nel 1997, quindi è un osservatorio di lungo periodo perché lo studio dei processi climatici richiede uno studio sull'evoluzione sul lungo periodo, quindi finché avremo un po' di risorse che ci permetteranno di continuare le osservazioni, noi continueremo a farle perché queste osservazioni sono cruciali per capire sia quello che sta succedendo sia quale sarà l'evoluzione futura del sistema. Ecco, capire l'evoluzione futura del sistema, cosa serve?